Impersonalità. La via della conoscenza attraverso Attilio M. Una voce. Quando non si sa perché e non si può prevedere, la vita appare spoglia dei concetti, degli obiettivi e dei significati che ogni uomo le sovrappone, in quell'attimo appare la gratuità che lascia l'uomo immerso in un profondo silenzio. Perché nulla si può aggiungere. Per quel breve momento si viene colti da uno stupore nell'osservare il non noto che si mantiene nuovo e nel vedere che si affaccia una pausa che crea una sospensione e spezza il brusio della mente. L'uomo che vive quei flash può scoprire che la vita non è causa del piacere o dell'amarezza che lui prova, né del premio o della sconfitta. Né del successo o della resa, perché tutta origine nel modo con cui si interpreta l'accadere. Noi vi diciamo che la vita è imprevedibilità, ma l'uomo la giudica ripetitiva, perché interpreta le continue novità riferendole alle esperienze che ha già incontrato. I fatti si susseguono separatamente, uno dopo l'altro, uno disconnesso dall'altro, uno non conseguente all'altro, ciascuno in sé. Però voi li interpretate, li classificate, li paragonate, li connettete insieme ed a volte li correggete, trasformandoli in fatti per voi. E spesso vi dite che quella che state vivendo è vita solo quando avete la possibilità di collezionare esperienze varie ed interessanti. Quando le intensificate e le vivacizzate, oppure quando vi mettete in fermento per incontrarne di nuove. Solo a quel punto vi dite che la vita è vita, mentre non lo è quando vi sembra che non succeda niente di rilevante. Né una forte emozione, neppure uno di quei pensieri che vi mettono in crisi, neanche un dolore di cui farvi protagonisti e nemmeno un bel progetto che accenda la vostra già eccitata struttura mentale. Perché per voi non è più vita quando vi sentite spogliati del vostro protagonismo, della vivacità dei sentimenti intensi e della ricchezza dei pensieri. Continua. Voce della quiete, punto. Vaiano@gmail.com